quindi parlare di esoterismo è sbagliato, bisognerebbe parlare di misteri. Allora si parla un pochettino meglio, ci sono dei misteri che gli uomini non preparati non possono sapere, perché non capirebbero. L'esoterismo è l'interpretazione migliore di quello che noi viviamo quotidianamente, lo sgarbo di un amico, l'orgoglio, il pregiudizio, la cattiveria, eccetera, eccetera, sono parte della vita che bisogna accettare, vivere e trasformare in qualcosa che diventa un'esperienza quotidiana. Allora le persone crescono, allora le persone capiscono, allora le persone lentamente si evolvono. Da baronti che sono entità di bassissimo livello a entità di altissimo livello come sono i serafini oppure i maestri vita illuminati come sono io. Gli illuminati nella materia non sono assolutissimamente compresi.